momento particolare perché, come ben sappiamo, c'è anche il momento della Questua, quindi doppia festa questa mattina. Cercheremo di essere rapidi anche per accompagnare tutti quanti voi nel corteo che ci porterà a Villa Miniere Venti per il rituale banchetto. Io vorrei fare subito un applauso ai maestri di festa, la famiglia Guerriero. Maestri di festa Cristina Giampietro, Antonella Brusino, Lina Iovino, Giuseppe, Vincenzo e Lello Guerriero, unitamente alle famiglie Guerriero e Iovino. Firmatario Vincenzo Iovino, presidente onorario il piccolo Michele Mercogliano, Corrita Guida, Giovanni, Francesca e Salvatore Mercogliano, presidente dei festeggiamenti Antonio Cimitile e Felicetta Egizio, divisione musicale la Desena Band, cantanti Felice Parisi e Luigi Abbate, bottega d'arte Tu Disco, impianto audio Nola Sound 2 e poi un grande applauso. Quest'anno sono 40 anni di storia, 40 anni che è sul panorama, nel panorama gigistico nolano, la paranza stella di Giuseppe Guerriero. Grazie ovviamente a tutti per essere qui, numerosissimi questa mattina. Io vorrei spendere giusto una parola per questo giglio, perché si sa, dopo il temporale esce sempre il sole. Questa mattina ne siamo una evidente testimonianza tutti. Ieri un clima tipicamente autunnale, oggi di nuovo un clima estivo, quasi a voler testimoniare a questa famiglia che dopo il temporale deve esserci per forza il sole. Ed è l'augurio che rivolgiamo alla famiglia Guerriero, che si avvia per l'anno 2024 a un anno più pieno di festeggiamenti, e un abbraccio forte in particolare da parte mia a Lina Iovino. Grazie per essere qui ovviamente, e rompiamo tra virgolette le regole, ma ci piace essere sempre innovativi, così come 10 anni fa. Questa mattina la bandiera viene accompagnata anche dalla Questua, però restiamo nell'ambito della tradizione, perché quest'oggi presenteremo a tutto il popolo nolano la canzone della bandiera, che porta la firma di Pasquale Viviani, a cui vorrei veramente fare un applauso per la poesia che ogni volta mette nella penna e nella sua mano nello scrivere questo testo, i suoi testi in generale. Io vi invito a restare con noi, perché veramente saranno pochissimi minuti che ci vedranno protagonisti insieme questa mattina, per poi continuare la festa appunto a Villa Minieri. È un bellissimo brano che Pasquale Viviani ha voluto dedicare alla famiglia Guerriero, ed è un dialogo tra due persone, è un dialogo intimo tra una persona che è rimasta sulla terra e un'altra persona che invece non c'è più, quasi a voler confermare, tolgo anche il quasi, il rapporto, il legame forte che si crea tra il mondo terreno e il mondo dell'aldilà. Prendo a prestito sempre una frase di Lina Iovino, che dice sempre: il mio paradiso è in cielo, ma permettetemi, è sulla terra. Quindi, nell'annunciarvi questa canzone, che poi sarà interpretata dalla voce di Felice Parisi, voglio accompagnare questo brano dalle parole che sono state scritte dal maestro Pasquale Viviani. Non c'è forma di dialogo più bella delle parole. Con le parole racconti tutto, i momenti felici e quelli tristi. Descrivi le emozioni, le passioni. Ogni istante della tua vita lo vivi nelle parole. A volte questa forma di dialogo diventa strana, ma non lo è. Succede che due persone ogni sera si incontrano e si raccontano, ma una delle due non è presente materialmente. E parola, versi di Pasquale Viviani, musica di Enrico Asquitti. La voce è quella di Felice Parisi. No, io aspetto voi. Felice, stop al televoto. Ok, è il bello della diretta, perché ovviamente ci siamo anche organizzate nel frattempo, per cui giustamente è anche momento intimo questo, per cui riavvolgiamo il nastro e quindi ritorniamo un attimo indietro. La canzone Felice la facciamo subito dopo questo momento molto bello. Io vengo qui insieme a padre Antonio e con Lello Guerriero, ovviamente, perché come ben sapete ad ogni momento, Lina vieni pure tu vicino a noi, ad ogni momento di festa
c'è sempre anche un ricordo che la famiglia e i maestri di festa in questo caso decidono di regalare al popolo nolano. Come dicevamo l'altro giorno con Lello, veramente nella festa dei Gigli abbiamo visto di tutto e di più, tutti i regali bellissimi. Chi di noi non ha un San Paolino in casa? Chi di noi non ha una statua? Chi di noi non ha qualcosa che lo raffigura? Ma forse questa cosa mancava perché ci consente di portare San Paolino tutti i giorni, nel quotidiano, nei nostri gesti, nelle nostre situazioni di vita in generale, sia donne che uomini. Per cui ti passo subito la parola perché è giusto che sia tu a dirlo. Buongiorno e innanzitutto grazie per il grande affetto che avete tributato alla mia famiglia, a Lina in particolare e soprattutto ricordando papà e i tanti amici che non ci sono più purtroppo. Noi vivendo la festa compiutamente da tanti anni ci siamo accorti che nella festa dei Gigli veramente i maestri di festa nel corso degli anni che ci hanno preceduto hanno fatto di tutto e di più come regali. Noi abbiamo pensato a un regalo che una volta benedetto crediamo che non venga riposto in nessun cassetto, quindi che venga portato veramente al seguito della persona. Ecco perché qui stasera, oggi con noi c'è Don Antonio. Una parte dei regali è a già Villa Mineri e quindi ci sarà Don Lello con noi prima di uscire tra gli amici questuanti. Quindi adesso facciamo un attimo questo momento e poi presentiamo la canzone, la cantiamo. Grazie a tutti. Bene, carissimi amici, vogliamo gioire insieme alla famiglia Guerriero. Ci regalano per il 2024 il giglio del panettiere e con questo sentimento di intima gioia vogliamo, ecco, capire come loro, in particolare organizzando la festa, creano grandi legami di amicizia, di comunione, di stima. Veramente la festa è inserita nella loro quotidianità e quindi non è puro folklore, ma è un atto di devozione e di amore a San Paolino. Io li conosco e sento con quanta partecipazione organizzano anche nei minimi dettagli la loro festa, perché è sentita, è la festa di Nola. Abbiamo avuto per grazia di Dio anche la dicitura che da oggi in poi festa dei Gigli è soltanto per Nola. Non si può altrove dare dicitura festa dei Gigli per altre feste. Questo è un passo in avanti perché ci fa capire come noi nolani ci dobbiamo caratterizzare, non solo per la festa chiaramente, ma la festa è indice di un popolo, di una tradizione, di una cultura. E questo è un passo anche perché poi Nola diventi un'identità forte a livello sociale, a livello politico, a livello proprio dei rapporti umani. Nola ha sempre avuto grandi tradizioni di grande umanità, imitazione di San Paolino. Quindi manteniamo alta questa stima che nasce dai rapporti umani, non è puramente celebrazione, ma è un modo per crescere e stare insieme. Ora benediciamo questo oggetto della quotidianità al ricordo della devozione di San Paolino e auguriamo ogni bene, ogni gioia, ogni serenità alla famiglia Guerriero. Amen. Lo voglio dire, è un fazzoletto con l'immagine di San Paolino incentrata proprio al centro, cioè impressa al centro, in modo tale che noi donne lo possiamo mettere nella borsetta e gli uomini invece magari nel taschino della giacca. Quindi veramente San Paolino ci accompagnerà nel nostro quotidiano. Preghiamo. Benedetto sei tuo Dio, Padre di misericordia, che in Cristo tuo Figlio, mediatore della nuova alleanza, accogli con bontà la nostra lode e dispensi alla famiglia Guerriero e tutti coloro che organizzano questo giglio la ricchezza dei tuoi doni. Benedici questi fazzoletti dedicati in onore di San Paolino, siano il segno della loro devozione filiale e accresci loro l'esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene. Auguri. Auguri, viva San Paolino!
Grazie. Grazie Don Antonio, grazie ovviamente alla famiglia Guerriero, a Lina, a Lello, a tutti i protagonisti. E allora è il momento adesso della musica, però in questo momento felice, così intimo, un bel inno di San Paolino, facciamo, prima della bandiera. Anche perché c'è una nuvola che si sta avvicinando verso di noi. Com'è Luigi Abate? Chi è? Mamma mia, Emanuele Marsiglio da Destira, facciamo un applauso. L'inno di San Paolino sarà cantato da Luigi Abate e Felice Valisi, e poi tutti voi insieme a noi, ok? Cantiamo tutti. Come dolce il mio nome, sai che fuori sotto il mio nome.